Ciao a tutti ragazzi, bentrovati allo Shibuya Caffè, io sono Luca. Mentre dietro di me scorrono le immagini dell'ultimo video di Chris con la recensione di Mirai Nikki, lo sapete, Chris è un grandissimo appassionato di manga survival game, abbiamo fatto vari video in merito. Oggi siete con me per venire a vedere gli ultimi acquisti fatti in fumetteria, giusto qualche giorno fa, un unboxino speciale con alla fine una serie particolare che ho recuperato. Piccolo disclaimer, prima di cominciare sapete che i nostri video su YouTube non sono volutamente monetizzati. Abbiamo un link PayPal qui sotto, tramite il quale se volete regalarci un euro ogni tanto sarà più che apprezzato e soprattutto reinvestito tutto in manga che vi porteremo qui sul canale. Detto ciò, non perdiamo altro tempo, venite con me a scoprire che cosa ho comprato. Partiamo da The Killer Inside numero 7. Sapete che lo sto seguendo con grande interesse, è un manga che mi sta piacendo tantissimo. Un seinen splatter, horror possiamo dire, thriller, veramente ben fatto, di cui ho fatto anche un video recensione e che vi stra consiglio. Passiamo poi ad Asadora, il volume numero 4, 7,50€ per la Planet. Planet, così come The Killer Inside, bellissima storia per adesso. Urasawa l'autore, e lo conoscete molto bene, Pluto, 20th Century Boys, eccetera. Veramente appassionante. Il primo volume sì, interessante, ma poi dal secondo al terzo, non vedo l'ora di leggere il quarto, è un crescendo ed è una storia che mi ha appassionato tanto, mi sta appassionando tanto, vedremo anche questo volume, se si manterrà sulla stessa linea. Andiamo poi ad Akira, il numero 4 in questa Perfect Edition, Katsuhiro Otomo l'autore, questa storia cult, veramente spettacolare, bellissima l'edizione, costosetta, 22€ di copertina, si trova un po' dappertutto al 5% di sconto, quindi prendetela con lo sconto, la storia la conoscete, esiste anche il film anime su Prime Video che però ha uno svolgimento verso la fine un po' differente, soprattutto il finale è completamente diverso. Guardate qua, veramente un bel tomo. Ognuno dei tomi ha una bordatura differente come colore, abbiamo fatto un video unboxing dove vi spiego tutte queste differenze e vi mostro nello specifico l'edizione, andate a recuperarlo. E infine, da bravo appassionato di Hayazawa, qua avevo l'artbook di Nana, ragazzi, se lo trovate da qualche parte prendetelo, è veramente spettacolare. Da appassionato di Hayazawa, il volume 7.8, trovate anche il mobile book, ho fatto vari video su Nana, andatevi a recuperare. Da bravo appassionato di Hayazawa, avevo recuperato la Complete Edition di Paradise Kiss, bellissimi disegni, in un'edizione Planet che purtroppo non mi ha colpito particolarmente, ma che ho preferito recuperare in questa Complete Edition per il formato, comunque delle pagine molto buone, molto spesse, e soprattutto le vecchie non si trovavano, perlomeno si trovano a prezzi maggiorati sulla rete. Insomma, da bravo appassionato di Hayazawa ho recuperato nella sua versione completa, nella sua versione prima uscita in sottiletta, tutto I Cortili del Cuore. I Cortili del Cuore è il prequel di Paradise Kiss ed è uno anche dei primi anime diventati famosi in Italia tramite Mediaset, Italia 1, quando gli davano, credo su Italia 1, negli anni 90, Hayazawa l'autrice, guardate, all'epoca costavano 3.500 lire, maggio 99, recita la copertina, veramente sono molto contento, non vedevo l'ora di recuperare questa storia, l'ho pagato 50€ completo, non so, è molto, è poco, diciamo che in generale sono contento perché l'ho preso in fumetteria, quindi non l'ho dovuto far spedire da qualche parte ed ero sicuro che fosse tenuto stra bene, come vedete anche qua, è una condizione ottima, quasi perfetta, sembrano seminuovi. Sono molto contento e dentro le pagine sono buone, sono belle spesse e venivano pubblicati in queste versioni sottiletta una volta, quindi un volume Tonkobon veniva diviso in due, anche Nana uscì così nella sua prima edizione, tanti altri volumi, tipo ad esempio Video Girl AI che ho qua, o Chris c'ha, se non sbaglio, Ramma in questa edizione.
comunque non erano male e sono molto molto contento di averlo recuperato. Lo voglio leggere con calma e per cui niente. Fatemi sapere cosa ne pensate, voi che cosa state recuperando in questo periodo. Andatevi a rivedere tutti i nostri ultimi video, vi straconsiglio di comprare Tokyo Revengers, andate a recuperare il video. Vi mando un grande abbraccio e ci vediamo al Modern Nerd Show il 3 e il 4 di luglio. Ciao!